Prendiamo una pizza perché ho bisogno di carboidrati belli tosti. Mi sa che mi prendo. Beh, se ti faccio la pizza che prendo io penso che mi cancellano dalla palestra. Puttana, io la prendo. Sì, la pizza Atene si prende, si chiama. Vabbè, è pomodoro, mozzarella. Poi c'è cipolla, maionese, pomodorini, pancetta, radicchio. E patatine fritte, ce ne vogliamo parlare? Se la facciamo vedere a Filippo e c'è anche un po' di salsa piccante e kebab! Salsa piccante perché che kebab, ragazzi! Parliamone! Porca miseria, sono a secco! Ho paura che questa volta ho veramente esagerato. Io di solito è sempre una sfida tra me e la lancetta, ma a sto giro la sto sfidando veramente e quando si tira troppo la corda si rompe. Io ho paura che rimaniamo a piedi, spero che non accada. Ragazzi, però se rimango a piedi voglio che questo video raggiunga 10.000 like. Se no è un casino. Se rimango a piedi, quindi speriamo che non rimanga a piedi, innanzitutto. Come potete vedere la mia macchina sembra un porcile. C'ho il vetro è tutto merda, pazzoletto, c'ho di olio. Dietro, vabbè, lasciamo stare dietro che è pietoso. Però ragazzi, ho giusto un cucciolino di alano, che pesa giusto quei 50 kg, è ancora piccolino, a 7 mesi. E quando si ha un cane purtroppo non è molto facile avere la macchina pulita, che addirittura adesso andremo anche a prendere. Oh, però, a me il weekend è sempre tragico. Io tutti i sabati ho qualcosa da fare, tutti i sabati dormo 2 ore alla notte, c'ho un cazzo da fare. Però stasera, che è sabato sera, avagalet, dai che ti siamo, dai che ti siamo, questo va più piano di me. Alle 4 non ho fatto il mio spuntino. Beh, tutti questi video un po' mi scompinano a me la giornata, sai? Perché io sono, come si dice, io sono come una macchinetta, mi alzo, c'ho tutto in catena, mi alzo, ho tutto in catena, ogni minuto c'ho qualcosa da fare, c'ho tutti i miei promemoria, ricordi che devi prendere proteine, ricordi che devi mangiare, ricordi che devi andare in bagno, ricordi che tutto così, durante la settimana, capito? E sabato e domenica, col fatto che non ho la mia classica routine, perché non lavoro 8 ore, diciamo, mi si spalda un po' il tutto, mi si spalda. Vedi questo? È un promemoria che mi ricorda mangiare drago. Allora sono basso di te, sburon. È un po' un sburon de cazzo. Ce l'abbiamo fatta andare la metà lì, quindi puoi staccare solo. Non siamo rimasti a piedi, ragazzi. Non siamo rimasti a piedi. Tutto, tutto. No. Pensavate, eh. Dicono che sono con me. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, senza rimanere a piedi. Sono stecco duro. E fu così che non ho il portafoglio. Allora facciamo così: due Atene, me le puoi portare a casa che sono cotto duro, così almeno le aspetto a casa, le aspetto. Ma guarda, fai così, fai dalle 7:40 in poi, me le puoi mandare quando ti pare. Grande, grazie mille. Ok, grazie mille. Ciao, 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 ciao. Una volta sai che ho chiamato una pizzeria? Ciao, volevo due pizze. La tipa, quante sei pizze? Testa di cazzo. Te l'hai capito, sì. Ma in una facendi ci sono, eh. Bella la vita, eh. Sono i miei amichetti che non stanno al bar, vedi? A me mi fa schifo stare al bar. Mi hanno una pizza via qui. Se c'hai un po' di brodo, venga a prendere il brodo. Buona sorte, non e sei qua sopra. capito. Però tu, io parlo, te metti sul telefono, nonna. Perché non si sentiva un cazzo? Come senti un cazzo? Ti giuro, Al non si, telefono? non si sentiva quello che ho capito solo, c'hai il brodo. Cosa devi capire? Ma vaffanculo, ma mangi a casa tua poi, allora. Ma infatti volevo mangiare a casa mia, però volevo usare il tuo brodo. Io come lo faccio il brodo col dado? Beh, certo, ti arrangi, ti vai a fare la spesa e metti su, Ma tu oh! invece come lo fai il brodo? Con la kerna.
Appunto, io volevo il brodo buono. Io sono cosa ho comprato, guarda. Che ti si compra? 10 bottiglie di olio. Da perché? Da bere. Come da bere? L'olio di semi di lino ti dà la pelle più elastica. Grazie. Grazie. Oh, me lo bevo io. Mi ha fregato la bottiglia d'olio, mi ha fregato. Voi non sapete, ma lei, sapete chi è? È Supergirl. Vi ricordi Supergirl? Sì, andiamo. C'era Batman, Superman e lei era Supergirl. Dovete vedere in costume, col costume di Superman da donna proprio. Con scritto su Supergirl. Porca paletta, che ride che faceva. È un marazzo. Ah, dammi questa bottiglia. Quindi ragazzi, niente, ho ordinato il mio olio di similino. 10 bocce ne ho preso, ragazzi, vedete, marca baule volante. Che cazzo ti mi chiedo la marca, ragazzi, che cazzo, non so, baule volante c'è scritto, che cazzo di marca è baule volante. Vabbè, comunque olio di semidino biologico pressato freddo, ragazzi, omega 3 omega 6 e banana. Andiamo a prendere il cane, andiamo a prendere il mio drago e poi dopo andiamo a mangiare che arriva la pizza, ragazzi, la mia mitica pizza. Adesso mi piscia sicuramente addosso. Ciao amore, ciao, ciao. Vedi, lì piace passare su. Ciao amore, ciao. Ciao, 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 ciao. Mi sbavi tutto. Ha mangiato adesso? Sì. È facile perché... Mi sta lasciando... Amore mio, amore mio. Dai, piccolino. Dov'è? Amore, su, su amore, su, su. Che cazzo, mi ha visto la bottiglia, sto rotto in culo. Lui quando vede una bottiglia va giù di testa. Come potete vedere, le zampate di drago che mi sali sulla macchina. Mi sa che cazzo l'ha visto qua sopra per arrampicarsi. Dai che andiamo. L'olio di semidino qua, drago, giusto, eh. Ciao amore, ciao, ciao, ciao. Ciao amore, ciao, ciao. Riprese bainata. Riprese bainata War Machine. Il nostro regista viene a mangiare a casa mia. Io ovviamente gli preparo una bella cenetta proteica. Cipolle, kebab, patatine fritte, pomodorini, pomodoro, mozzarella e... patatine fritte? Cosa ho detto? Boh. Questa, ragazzi, è una vera bomba, ragazzi, è una vera bomba. Questo, ragazzi, è il mio cheat meal. Il mio cheat meal giornaliero, non settimanale. Amore? Allora, no, notare il mio porta spazzolino e dentifricio che qua. Vedi? Porta spazzolino, visto? Spazzolino. Tac. Avete visto? Questa, ragazzi, tecnologia all'avanguardia. Scherziamo un cazzo qua. Non scherziamo un cazzo. Però ci troviamo un po' di denti e sono lì. Fortuna soprattutto. Sono andato in mezzo e siamo già pronti per andare a letto, ragazzi. L'addome. Sempre in tiro, ragazzi. Oh, ti ho appena mangiato, Mi raccomando, lavati 3 volte al giorno i denti. Te lo spiego, magari, con la bocca così. Mi raccomando, ragazzi, ci si lavi i denti 3 volte al giorno. Colazione, pranzo e cena, volendo anche durante gli spuntini. Prima passata davanti, frontale, poi sopra, no, sotto, sopra e poi interno, tutta la parte interna. Lo fate, ragazzi, e per i più bravi anche il filo interdentale. Io che sono meno bravo, il filo interdentale non lo faccio mai, la granatura di maroni. Quindi niente, ragazzi, 20 e 34, sono cotto duro,
me ne vado a letto perché devo recuperare le ore di stanotte che ho perso. E vuoi far vedere che giù in centro c'è tutta la festa? Fai nini, amore? Ma facciamo nini, facciamo nini. No, io penso che Drago non voglia ancora... Allora, il culo lo tieni tappato e là, innanzitutto. Fai un cazzo di palla, allora. Buonanotte, ragazzi. Jack it up.